Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi ho qui con me un cubo molto molto speciale. Infatti non so se avete seguito i miei ultimi video, ma in un video in cui ero a Monte Rotondo a fare una gara ho utilizzato un 3x3 nuovo e vi avevo chiesto tra l'altro se qualcuno di voi conosceva il modello preciso del cubo che ho utilizzato e nessuno di voi ha indovinato. Avete detto tanti nomi interessanti, però nessuno di quelli era quello giusto, tranne una persona che qualche giorno fa ha scritto che il 3x3 forse è un Wheelong GTS2 magnetico. E come premio per aver indovinato ti saluto qui. Quindi il nome del vincitore è Lorenzo Gentili, che tra l'altro appunto saluto. Ciao Lorenzo, complimenti, hai vinto questo saluto. E quindi il cubo è proprio un GTS2 magnetico. E tra l'altro adesso ve ne parlo un pochino. Vedete, qui c'è scritto GTS2M, che sta per magnetic, ovvero magnetico. Come notate la scatola è molto simile a quella del GTS2, che tra l'altro ho recensito un mesetto fa, soltanto che questa ha la scatola nera con queste scritte di color oro, bronzo, non si sa bene, però sono, vedete, sono molto luccicose. Stessa apertura magnetizzata e andiamo a vedere il cubo. Ok, quindi sempre gli stessi cartoncini. Qui questa volta come Team Moyo ho questo, questa persona qui, ma non conosco. Ok, andiamo a vedere il cubo. Ok, quindi il cubo non è nuovo perché ovviamente l'ho già utilizzato a Monte Rotondo. L'ho messo nella scatola solo per farvi vedere com'era. E vedete qui c'è già un pezzettino di sticker che va via. Allora, perché vi parlo qui di questo cubo? È uguale, identico al quello che vi ho mostrato un mese fa, ma questo qui è magnetico, ovvero all'interno ha i magneti. Infatti vedete che quando gira è più preciso. Ok, infatti ultimamente sicuramente sapete che ci sono questi cubi magnetici, tutti ne fanno uno anche a casa, di qua e di là. Vi parlo di questo cubo perché secondo me costa veramente poco per quello che vale, insomma. Infatti i cubi magnetici costano un bel po' rispetto a cubi standard, ok? Però questo GTS2 magnetico io l'ho pagato intorno al 20 euro. Quindi consiglio l'acquisto di questo cubo a tutti quelli che vogliono provare un cubo magnetico senza spendere tanto, oppure senza perdere tempo a farlo a casa, a comprare magneti, comprare la colla. Questo è tutto già bello e fatto, quindi lo comprate con una ventina di euro e avete tutto già bello e fatto, un cubo magnetico completo. Tra l'altro questo è il primo cubo che viene prodotto in fabbrica così, perché gli altri cubi tipo il Gans, il Valk, così sono tutti prodotti da The Cubicle e li fanno loro nel loro laboratorio. Ok, quindi questo è il primissimo prodotto in fabbrica magnetico. Quando l'ho preso io c'era solo questa versione stickerless che potevo acquistare, ma ho visto che ultimamente è disponibile anche la versione black con gli sticker, per quelli che odiano gli stickerless. E non so se c'è la versione bianca, comunque andate a controllare nei vari siti dove vendono i cubi e vedrete che questo cubo magnetico costa veramente poco. E secondo me per una ventina di euro ne vale sicuramente l'acquisto, perché è un gran cubo. Ok, facciamo la T-Perm, quella che piace tanto a me. Ecco qua, T-Perm a tutto fuoco. E come vedete, cioè, è magnetico. Non vi dico altre cose perché la recensione del GTS2 l'ho già fatta nell'altro video. Questo è esattamente uguale, in più è magnetico. Quindi se dovete acquistare un GTS2 adesso, io lo acquisterei magnetico, perché comunque è molto molto superiore al precedente. Bene, questo era un video molto molto veloce, ho tante sorprese in serbo per voi, quindi restate collegati, lasciate tanti tanti mi piace, come al solito commentate qui sotto se anche voi avete già acquistato un cubo GTS2 magnetico oppure un altro magnetico, e fatemelo sapere e ci vediamo al prossimo video, va bene? Ciao a tutti e buone vacanze, ciao ciao!